Ciao, sono Marta e benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi faremo un mini video per tonificare l'interno cosce, in particolare, però tonifichiamo anche tutta la gamba. Quindi vi serve solo il tappettino e cominciamo. Iniziamo con l'anca destra sul tappettino. Iniziamo con un piccolo riscaldamento per le anche, quindi con deep cleanse. Le ginocchia sono piegate e i piedi sono uniti. Sono su schermata sull'avambraccio, mi raccomando, spalla in dentro, addominali in dentro, inspiro ed espiro mentre apro. Ne facciamo 5 in più, vediamo bene dalle rotatorie esterne dell'anca, ultimi due e uno, e restiamo su e facciamo dei piccoli, piccolissimi lift, quindi alzo un pochino e chiudo un pochino, ultimi 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno. Facciamo direttamente il lato lato, quindi ci giriamo. Apro e chiudo, 10, 9, 8, mi raccomando, posto le dentro, ultimi 5, 4, 3, 2, 1 e adesso alzo su anche il piede, piccoli lift, alzo un pochino e chiudo un pochino, ultimi 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno. Apro le ginocchia, mi porto a pace in su, con i talloni verso il soffitto e semplicemente vado lato a lato a ondeggiare, lavorando con le anche. Se voglio sentire ancora di più, magari avviciniamo i talloni alla zona pelvica e continuiamo il movimento. Colonna, l'altra, inspiro ed espiro. Bene, chiudo e sono pronta a partire. Ritorno nell'anca sinistra. Questa volta però andiamo a terra. Sono sostenuta sul braccio sinistro, la testa. Distendo la gamba sotto, piego la gamba sopra e la porto davanti con il piede completamente a terra. Vedo di avere le anche una sopra l'altra, rilasso la testa e comincio a sollevare la gamba sotto. Tengo bene gli addominali, ho un po' di spazio tra l'anca e le costole. Potete farne anche con un muro dietro di voi questi esercizi per avere il feedback, così sapete che l'anca non sta andando indietro. Ne facciamo ultimi 5, 4, 3, 2, 1. Se vi fa male sotto l'anca mettete un cuscino, porto il tallone verso il soffitto e la punta giù, fletto il piede a martello e vado di nuovo per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adesso inizio con dei piccoli cerchi. E ancora sto lavorando con l'interno coscia. Ultimi 5 in questa direzione. Continuate a respirare. E vado dall'altra parte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mi raccomando la posizione. Mantenete aperte tra le spalle. E ritorno, bene, adesso allungo anche la gamba destra, vedo di portare i piedi in posizione di andare, quindi punte separate, talloni uniti, stringo bene tutto, sono l'ombelico, guarda un po' di più verso il tappettino e vado ad alzare leggermente la gamba destra e portarla davanti la gamba sinistra, alzo e la porto dietro e mantengo le gambe strette, quindi cerco di fare questo movimento il più
controllato e il più piccolo possibile, in modo tale da chiudere la gamba da sopra davanti all'altra. E ultimi 5, 4, 3, 2, 1, lascio la gamba destra davanti, apro leggermente di più la gamba sinistra forbice e vado a sollevare entrambe le gambe da terra e le porto giù. Mi raccomando, state rilassati sempre con la testa. E porto su, questa volta spingo la parte dell'anca e il lato, quindi questo fianco sul pavimento, uso bene la mano in appoggio, spalla lontana dall'orecchio. Inspiro e espiro, quindi stiamo lavorando con l'adduttore, in particolare della gamba sotto, però anche andiamo ad unire un po' gli addominali obliqui. Per questo, ultimi 4. Ultimo. E ritorno. E andiamo a portare la gamba sinistra verso di noi, gamba destra piegata, porto il braccio destro in apertura e vado ad aprire la gamba sinistra leggermente sul lato. Piego il ginocchio e magari cerco di portare il ginocchio verso la spalla. Potete anche distendere la gamba destra per intensificare lo stretching. Chiudo tutto e andiamo dall'altra parte. Quindi distendo prima le gambe e poi piego la gamba sopra e alzo quella sotto. Facciamo 10 con la gamba con la punta, con il piede a punta. Ultimi 5, 4, 3, 2, 1, piede a martello, tallone su, punta giù. Ultimi 4, 3, 2, 1 e adesso inizio con i cerchietti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, altra direzione, mi raccomando, mantenete il tallone verso il soffitto, l'ombelico verso il pavimento. Ultimi 4, 3, 2, 1, punto tutto, allungo anche la gamba sopra, rotazione esterna tra i miei uniti, punte separate e vado con la piccola, porto davanti la gamba e dietro. Casomai portate la gamba leggermente in avanti e mi raccomando, sempre pensate che se vi dà fastidio sotto l'anca potete mettere qualcosa di morbido sotto. L'importante è che sentite entrambe le gambe lunghissime e stessa lunghezza e non vado ad accorciare i miei fianchi, il busto. Resto in avanti, apro leggermente di più indietro la gamba che sta sotto e tiro su tutto. Mentre tiro su tutto, quel fianco si spinge verso terra. Gambe lunghissime. Ultimi 5. Mi raccomando, tenete la stessa apertura, gamba avanti e gamba dietro, se riusciamo. E ultimo. E ritorno, unisco tutto e vado con lo stretching. Distendo la gamba destra. Apro il braccio sinistro per sbrigarmi. Magari distendo gamba sinistra, apro, apro, apro e piego il ginocchio, porto verso la spalla.
con un roll up ritorno seduta. Grazie e spero che vi sia piaciuto questo video. Iscrivetevi al canale. Ciao, al prossimo.